E inizia ora il match col primo pallone mosso dai padroni di casa con Conte che va da Favero, loro due a centrocampo. Analizzeremo poi nel corso del match questa situazione. So recupera il pallone, calcia da centrocampo, la palla si abbassa con un attimo di ritardo e finisce alta, che colpisce di testa. Campanella prova ad arrivare sulla seconda palla, ci riesce, la tiene anche in campo Visigalli. Cerca spazio, va in cross, Sala ha tantissimo spazio, Sala! Non può sbagliare, la sblocca, la calva in rate al 20° col gol di Sala! È davvero un fulmine a ciel sereno per il Codogno che si stava ben comportando. Intanto occhio subito alla reazione, Spanesci in mezzo, Brojdic! La pareggia subito il Codogno con un'azione incredibile! 1-1, ha pareggiato ancora come sempre il gol di Brojdic. Poi lascia lì il piede l'ex Pavia. Rimane a terra Conte, l'arbitro dà vantaggio perché Curci va al cross, So al volo sul fondo, cercato So sulla sponda, Moratti che scappa via sulla destra, si coordina per il cross teso, So non ci arriva, Visigalli sì, 2-1, torna subito in vantaggio la Calva Erate col gol di Visigalli. So la mette giù, cade da solo, non c'è fallo, c'è Di Bartolo però che spara ancora una volta il pallone verso l'area di rigore avversaria, indecisione difensiva del Codogno, campanella per Visigalli che calcia col destro e sfiora il gol. Altra occasione Calva Erate, ancora con Visigalli e poi appoggia per Sala che ha spazio per crossare, controllo, non arriva il traversone, cercato ancora Ioance. Cross col mancino, Visigalli la mette giù, la lascia per il destro di Favero che batte Maccherini e fa 3-1 Calva Erate, gran gol di Filippo Favero. Rimessa per il Codogno, Brojdic trova col sinistro il gol del 3-2, l'ha riaperta all'improvviso il Codogno, dormita della Calva Erate, c'è ancora una partita a Segrate. Favero contro Spanesci, ha la meglio Spanesci, Mauri alza la testa, prova ad autolanciarsi, si ferma, raddoppiato, resiste e poi fa filtrare bene anche il pallone per Cecchetti che trova di tacco in area di rigore Brojdic che si gira, la fa girare e colpisce il palo. E Berini lunga cercando So, sbaglia Maccherini che poi rimedia in qualche modo, So in area, So finta sul mancino, So, sei du So, eccolo il gol del numero 9, mancava lui all'appello, 4-2, torna più 2 la Calva Erate. Traiettoria tesa sul secondo palo dove colpisce di testa Eberini, palla che termina sul fondo dopo una deviazione, altro corner per la Calva. Sfida interna contro l'Alta Brianza Tavernerio. Arriva il triplice fischio finale, si chiude qui il match, Calva Erate batte Codogno 4-2, partita molto bella e molto divertente, soprattutto nel secondo.